Vittoria rotonda per il notaresco che non solo rovina il Campobasso ma rosicchia anche due punti ai molisani. Sono ora 6 le lunghezze di distanza a 3 gare dal termine. Il notaresco ritrova i tifosi dopo tanti mesi di chiusura forzata, ma soprattutto mister Epifani che rientra dopo la convalescenza. Il vasto Girardi di mister Prosperi rilancia Bomber Mercai e lancia dal primo minuto il giovane classe 2005 Fraraccio. Ed è proprio il numero 7 ospite a rendersi pericoloso al secondo minuto. La sua conclusione sugli sviluppi di calcio d'angolo termina a fil di palo, ma al primo affondo passa il notaresco. Banegas, pescato sulla fascia destra, rientra e con un sinistro chirurgico batte il numero 1 ospite. Sempre lo scatenato Banegas ci prova al minuto 26, ma questa volta il suo sinistro è bloccato dal numero 1 Alto Molisano. Alla mezz'ora Dos Santos fa sportellate con i difensori ospiti e apparecchia per Banegas. La conclusione dell'argentino è deviata in angolo. Sugli sviluppi di corner Dos Santos manda la sfera sopra la traversa. Mercai fin qui in ombra si risveglia e mette i brividi ai tifosi di casa con la sua conclusione che fa tremare la traversa. Al 42esimo ancora l'argentino Banegas, azione personale, ma la sua conclusione si perde sopra la traversa. E con le immagini montate da Maria Carannante passiamo alla ripresa con il notaresco che va vicino al raddoppio al 12esimo con Palumbo che da buona posizione centra il palo. Corre ai ripari mister Prosperi girandola di sostituzioni e cambia letteralmente volto alla sua formazione. Ci prova subito Salatino dalla distanza in due tempi con brivido Shiba. È la volta di Gentile, il suo sinistro è fermato nuovamente dal numero 1 di casa. Protagonista nuovamente il portiere Shiba, la conclusione da distanza ravvicinata di Mercai strozza la gioia del gol al centravanti albanese. Si rivede l'argentino Banegas, il suo calcio di punizione al 35esimo finisce fuori di poco e al 39esimo l'azione che cambia definitivamente le sorti della gara, secondo fallo in pochi minuti per Ruggeri che firma Dos Santos per il direttore di gara, secondo cartellino giallo ed espulsione. Al 40esimo arriva il raddoppio, colpo di biliardo di Marchionni per il 2-0 che spegne definitivamente le speranze degli ospiti. E c'è spazio nuovamente per Banegas che al 48esimo in contropiede ben servito da Marchionni sigla il 3-0 e la sua 16esima marcatura stagionale. Mister Prosperi, un 3-0 forse fin troppo pesante per quello che si è visto in campo. La sua squadra è stata sempre in gara, nel primo tempo ha centrato anche una traversa e nella ripresa nella parte centrale era andata vicino al pareggio in diverse occasioni, poi è arrivata quella espulsione che ha rovinato tutto. Ma ha detto tutto lei, peccato perché potevamo andare in vantaggio dopo due minuti, abbiamo avuto un'occasione veramente clamorosa. Peccato per gli ultimi due gol perché, ripeto, io non, con gli arbitri non, ho sempre un rapporto molto, molto giusto. Però l'espulsione mi sembra veramente eccessiva, una doppia ammonizione. Ruggeri, sul secondo fallo, ha fatto un fallo normalissimo col compagno di lato, mi è sembrata veramente un'esagerazione. Peccato perché abbiamo avuto tantissime occasioni per pareggiare, potevamo andare in vantaggio, poi loro hanno fatto gol, potevamo avere tante occasioni. E poi, quando sbagli tanto con queste squadre perdi. Comunque la sua è una stagione molto positiva, rovinata forse dal Covid che fa ben sperare per il futuro. Proseguirà questo matrimonio? Dicevo al suo collega, devo parlare col presidente con il quale ho un ottimo rapporto, anche col direttore abbiamo un'ottima sintonia. Al momento la stagione è stata sicuramente positiva, ma soprattutto anche per la qualità del gioco espresso e per i ragazzi messi in mostra. Abbiamo fatto 39 punti,
abbiamo ancora altre quattro gare che vogliamo onorare al meglio. Io al momento sono veramente concentrato sul presente, che l'allenamento di martedì, ho ancora quattro gare da fare, quindi vogliamo cercare di fare ancora qualche punto per onorare la classifica, quindi non ho veramente in questo momento altri pensieri. Continuiamo il trend che stiamo facendo dall'inizio del campionato. Queste sono partite non facili, perché si gioca a giugno inoltrato e poteva sembrare che il campionato era finito per il fatto che non ci sono retrocessioni, quindi la squadra sta facendo veramente grandi cose dall'inizio. E siamo contenti anche dell'andamento di oggi, dei risultati, quindi continuiamo. Ci abbiamo una piccolissima speranza, ci la giocheremo fino all'ultimo secondo di questo campionato. Rammarico c'è, ma fa parte secondo me di un percorso di crescita di questa squadra. E questa è una squadra che parte da lontano, ha avuto tanti infortuni gravi, e poi la società è stata prontamente sempre a intervenire, però poi ricostruire è sempre difficile. Invece questa squadra ha sempre dimostrato di stare sul pezzo, di lavorare quotidianamente, di credere in un obiettivo che è ancora vivo. E il rammarico è quello che ti fa crescere, perché in qualche partita magari che potevamo fare qualcosa di più e poteva incidere su questo campionato. E oltre al fatto che abbiamo il rammarico più grande di aver giocato col campo basso dopo 14 giorni di Covid, e quella forse è il rammarico più grande di quest'annata.